Ciao Fabio, buonasera. Ciao. Siamo nel tuo mondo, le piscine. Senti, ripercorro un attimo i tuoi trascorsi a Pistoia. Sei arrivato 40 anni fa, eri appena campione italiano del 1500 stile libero. Esatto. Nel 68 Enzo Giorgetti venne a trovarmi a casa a Firenze, io ero militare, e mi disse che apriva la piscina di Campo Boario e se volevo occuparmene insieme a lui e mettere su una squadra. La cosa buffa fu che mi disse, peraltro nel 69, io iniziai l'11 marzo del 69, ci furono i primi giochi della gioventù, che fu un evento straordinario, organizzato dal CONI in maniera enorme, e mi disse, dobbiamo mettere quattro bambini e quattro bambine nei quattro stili per andare a Roma a fare i giochi della gioventù. E così fu. Mi ricordo che riuscimmo a mettere su questa squadra e fu un evento particolare. L'inizio fu incredibile perché per una questione scolastica io ero l'unico non insegnante di educazione fisica e mi trovai da solo con tutti gli sport su una ridotta per Roma. E fu incredibile. Peraltro la saltatrice in alto fu morsa da un Doberman a Sena Gelateria, per cui dovevo anche accompagnare all'ospedale e lasciare soli 200 bambini. Una cosa incredibile. Poi mi organizzai, misi insieme un po' di persone che mi aiutarono. Da allora è stato bello perché da questi primi vagiti, nei 4 anni che sono stato a Pistoia, arrivammo ai campionati italiani, a dei successi importanti. E da lì ho lanciato la mia carriera. Ecco perché prima che tu arrivassi a Pistoia, bene o male si notava il boschetto nell'acqua fredda, era una cosa così molto, fra virgolette, amatoriale. C'è qualcosa di prima e vanno menzionate le persone. C'è un nome che ormai penso sia dimenticato, straordinario, che è il maestro Baicchi. Maestro Baicchi, che è stato l'ispiratore di Giorgetti Enzo. E portava i ragazzi, portavano, anzi poi anche con Giorgetti, i ragazzi nella brana, dove c'era una depressione del fiume con un letto piuttosto fondo e in circa, mi dicevano, 12-13 metri, insegnavano ai bambini a nuotare. Maestro Baicchi che ha continuato a nuotare alla fede fino alla fine degli anni 70. Fino a 100 anni, sì, perché mi ricordo che quando sono arrivato io era già abbastanza anziano, però nuotava, faceva la verticale, aveva 80 anni, mi ricordo. E poi da Pistoia il passaggio è stato abbastanza rapido per arrivare fino alle Olimpiadi di Perth. Sì, no, allora non è proprio così. Il primo passaggio è stato Bari, io sono stato in Puglia 5 anni, poi sono tornato a Firenze. E lì, con i successi degli atleti, peraltro il primo grande successo della mia squadra, il primo atleta nazionale è stato Paolo Vezzosi, che era un atleta che aveva a Pistoia e mi ha seguito, tornato da Bari, mi ha seguito a Firenze. E lui è stato il primo atleta che ho mandato in nazionale. Questo e altri successi, insomma, e anche un po' di politica sportiva, mi sono trovato per 12 anni a fare il commissario tecnico di una straordinaria nazionale. Quella dei Battistelli, dei Minervini, poi fino anche a Rosolino, Fioravanti, le prime medaglie di Sydney, alle quali insomma ho dato il mio contributo come commissario tecnico. Senti, e la cosa bella è che dopo 40 anni rincontri quasi tutti i tuoi ragazzi. Guarda, l'occasione è fantastica, infatti parlavo con mia moglie e gli dicevo quanto sono emozionato di incontrare, che molti appunto. È tantissimo che non li vedo. Vorrei anche da stasera parta un qualcosa in più, che magari creare un evento annuale e vedere se riusciamo a raccoglierne ancora di più. Perché ho chiamato il Pagni, che è il tecnico di questo bellissimo impianto di Montecatini, e purtroppo è a Massa e non sapeva niente. Pensa, io ho detto troverò il Pagni, invece no, È un evento non del c'è. centro nuoto questo poi. Sì, è un evento. No, ma lui è il Sì, lo Pagni. so. È stato l'atleta più anziano, che credo sia del 54, 56, l'atleta più anziano che avevo nella prima squadra a Pistoia. Tutti quelli che hanno fatto nuoto a Pistoia, bene o male, sono collegati al centro nuoto, Sì, direttamente o certo, ma indirettamente. venivano anche poi dopo cioè, i montecatinesi come Lavagna Marcelli, che è stata invece l'atleta che ha vinto il primo
incontro internazionale fra centri CONI e centri di tutta Europa, lei ha vinto il Memorial d'Elia, si chiamava, e fu un fatto incredibile. Lei era a livello di bambini di 11-12 anni, però a Napoli si svolgeva questo grande meeting internazionale, fu la mia prima vittoria internazionale con la Vania Marcelli, che fra 5 minuti dovrei vedere qui per essere scortati al ristorante. Senti, ma questo nuoto invece moderno è cambiato, è diventato professionista o c'è ancora questa amicizia? No, c'è ancora tanta amicizia, perché professionisti sono 4 o 5, gli altri continuano a nuotare senza un soldo. Quindi è una passione, fare centinaia di vaschi al giorno. Assolutamente, anche la pallanuoto è cambiato. Io ho vinto la Coppa Campioni, l'ultimo successo nella pallanuoto nel 2007 con la Fiorentina Waterpolo, e già insomma da quello che costava allora adesso costa 8 volte meno, perché non ci sono più soldi, per cui è difficile che non sia per passione. Ovviamente non c'è nessuna garanzia, anche se qualche straordinario elemento prende qualche soldo, però insomma è per l'attimo fuggente in cui veramente è nell'alto livello. Senti, Fabio Frandi nel 2014 cosa fa di bello? Ma di bello, oggi si celebra il mio inizio e la mia fine, praticamente riparto da zero, ho strafatto sinceramente, sono andato oltre le mie possibilità sotto tutti i punti di vista e ora inizierò altre cose. Sempre nell'ambito anche, dello sport? Anche, e non solo. Ma sicuramente in questi anni ne hai raccolti tanti successi, quindi io ti auguro, Fabio, di raccoglierli ancora. Grazie. E di rivederci magari ogni anno qui a Pistoia. Grazie, davvero. Ciao e grazie, ciao, Fabio. Ciao, grazie.